andiamo a conoscere le avversarie della Castelcarugate di oggi. Oggi al Palasport di Pessano si presentano le ragazze della Almor Nuova Zena Basket. Sono le forti liguri e l'anno scorso si sono classificate seconde nella pool promozione, anche quest'anno si candidano per il passaggio di categoria. Lo scorso anno sono state fermate in semifinale playoff solo dalla Triestina, che alla fine poi è stata anche promossa in A1. Genova in questa stagione, come dicevamo prima, punta molto in alto ed è pronta al salto in una nuova serie con i nuovi acquisti, la croata Anna Bozic, la Alessandra Visconti e la Diane Nene, che hanno completato il roster già molto forte del coach Vaccaro. La scorsa settimana, a causa delle note situazioni meteo che hanno colpito la città di Genova, non hanno potuto disputare la prima di campionato e l'esordio dell'Almor avviene proprio contro la Castelcarugate. Da tenere d'occhio Sara Descalzi, il cecchino che viaggia con circa 15 punti in media partita nelle scorse stagioni, con oltre il 50% da 2 e il 38% da 3. Buonasera e benvenuti dal Palasport di Pessano, dove sta per avere inizio la partita tra le locali della Castelcarugate e le avversarie che arrivano da Genova, la Zena Basket. Siamo con il presidente della Zena Basket, Carlo Besana. Genova che ha dovuto saltare la prima partita di campionato per i noti eventi meteo e che quindi inizia la stagione. Come è stata la vostra preparazione e come vede per questa partita? Ma noi abbiamo saltato la prima partita sabato scorso per l'alluvione, che ha determinato anche l'impossibilità per noi di poterci andare in settimana. Abbiamo avviato andando ad allenarci due volte a 70 km dalla città, perché era l'unico campo disponibile, però questo non vuol dire cercare degli alibi. La squadra è pronta, ha fatto una preparazione molto intensa e il nostro disagio in confronto al disagio che hanno subito i cittadini e le aziende che sono state colpite dall'alluvione è ben diverso dal nostro. Noi abbiamo dovuto semplicemente spostarci un pochino per fare un paio di allenamenti. Le ambizioni non le nascondiamo, perché abbiamo costruito una squadra che sicuramente sulla carta può far bene. Oggi è il vero esordio, perché anche in precampionato abbiamo avuto difficoltà a fare amichevoli con la squadra al completo, però ripeto, sono molto curioso di vedere se tutto quello che sembra scritto sulla carta poi si può tradurre anche in realtà. La squadra era forte, è stata ulteriormente rafforzata, diciamo, dalla campagna acquisti. Come si sono integrate le nuove? Ma a giudicare da quello che abbiamo visto nelle amichevoli parziali che abbiamo sostenuto, sembra una squadra che sta già in grado di giocare, non dico a memoria, ma quasi. Ha già assorbito bene il credo di Vaccaro, che è l'intensità difensiva. Su questo dal 25 agosto stanno lavorando duramente e su questo che si basa ad oggi il nostro gioco. Quindi Vaccaro ha scelto giocatrici che fossero adatte al suo tipo di gioco e quindi anche lui non ha alibi. Perfetto, bocca al lupo allora. Viva il lupo, se no la nostra sposa si arrabbia. Vabbè, arrivederci Presidente. Buonasera signori telespettatori e ben collegati dal Palasport di Pessano con Bornago per la telecronaca della partita di basket femminile Serie A2 tra le locali della Castelcarugate e le avversarie della Zena Basket Almor.
debutto casalingo per le ragazze di coach Cesari, che affrontano una delle corazzate del campionato, la Zenna Basket, che si è molto rinforzata durante la campagna acquisti e che si affaccia per la prima volta all'incontro, in quanto il primo turno di campionato è saltato, perché l'incontro casalingo che dovevano sostenere contro la compagine di Alghero, date le note vicissitudini meteo della città di Genova, l'incontro casalingo appunto delle genovesi è stato rimandato. Settimana anche tribolata dal punto di vista degli allenamenti, le genovesi sono dovute andarsi a allenare anche a 70 km di distanza, come vedremo dalle dichiarazioni del presidente, e quindi è il loro debutto in campionato. Innanzitutto un buonasera da parte di Piero Carotti e da tutto lo staff della Caster TV, della Caster Carugate. Gli arbitri stanno chiamando le squadre al centro del campo, le genovesi sono già schierate, il quintetto base vede la croata Anna Bozic con il numero 4, la Alessandra Visconti con il numero 13, la Dien numero 10, poi abbiamo la Sara Discalzi con il numero 20 ed infine la numero 23, Valentina Costa. Carugate mette in campo Patrizia De Gianni col numero 9, Susanna Stabile numero 8, Frantini 15, Mara Casartelli col 4 e Claudia Giunzioni con il numero 11. Palla 2 di partenza, incontro molto duro probabilmente per le ragazze di casa, appunto per la caratura dell'avversario. Palla 2 della De Gianni, si apre il gioco sulla Stabile, esce la Casartelli, scarica sulla Giunzioni. Entra la Frantini al gomito, cerca uno scarico esterno di nuovo per la Susanna Stabile. Bel rimbalzo, bella reattività. Con un canestro, si viene una palla presa al rimbalzo, il rimbalzo d'attacco per le Giunzioni, che porta a casa i primi due punti della partita. Oltretutto sul tiro ho ottenuto anche un fallo, quindi abbiamo anche il tiro libero supplementare. Tiro libero che viene rigettato dal ferro e partono le genovesi. La Costa si preoccupa di impostare il gioco, scarica sulla Discalzi, esce la croata Bozic marcata aggressivamente dalla Frantini. Bel rimbalzo della De Gianni sul tentativo della Visconti. Giunzioni a impostare il gioco, De Gianni fuori, vediamo come viene attesa dalla Visconti. Beh, si libera la Mara Casartelli che è un tiro morbido, però ancora una volta il ferro respinge. Aggressivo l'attacco delle locali con Patrizia De Gianni che lotta allo spasimo per questa palla che alla fine poi rotola fuori e rimane in possesso delle genovesi. Un minuto di gioco 2-0 e una bella intensità da parte delle ragazze di casa. Ecco, tentativo di dare la palla dentro, ma De Gianni intercetta il passaggio. Stabile per Giunzioni, di nuovo dentro per Patrizia De Gianni, scarica nell'angolo per Susanna Stabile che non riesce a realizzare, palla comunque ancora in mano a Carugate. La Frantini prova l'entrata, supera l'uomo, tira, rimbalzo a Carugate, bel taglio lungo linea, entrata della Frantini che subisce il fallo. No. Viene fischiato invece un fallo al Carugate. Il ritmo abbastanza compassato per adesso da parte delle genovesi, Anna Bozic si esce, scambia nuovamente con la Costa, contatto Frantini viene, Sara Descalzi si occupa della rimessa. È tutto pronto, di nuovo il via. Esce Costa, scarica in angolo, la croata anticipa la Frantini e sul raddoppio si trova libera la Visconti che realizza parità. Apertura Stabile, poi Casartelli, il pallone ritorna Stabile, esce Patrizia per un pick and roll. Rimane esterna Patrizia, prova l'entrata, fa saltare l'avversaria ma alla fine viene stoppata. E con una malizia di Claudio Giunzioni, Carugate mantiene il controllo e il possesso della palla. Frantini alla rimessa, bella posizione Casartelli che tira troppo morbido, ostacolato dall'avversario. Ripartono le genovesi, guardiamo se accelerano.
sceglie, sì, la Costa sceglie l'entrata uno contro uno, poi scarica la Visconti al centro, riesce a superare e passa in vantaggio le genovesi. Stanno cercando molto Giunzioni instabile in costruzione, bellissimo taglio della Frontini per le Giunzioni, di nuovo parità. Carugato sta mostrando una maggiore intesa tra le varie giocatrici, le nuove stanno integrandosi con le compagne già presenti nello scorso anno e sono evidenti i progressi rispetto alle partite di precampionato. Intanto Genova fa circolare la palla, esce fuori la Visconti ma non riesce a tirare dall'arco, a realizzare dall'arco, scusate. Nuovamente stabile Giunzioni, si scambiano l'impostazione, esce fuori la De Gianni, prova il taglio la stabile, non esce, ripartono. Pronta la Sartelli per un blocco, rimane chiusa per il raddoppio la stabile, la palla continua a circolare, prova l'entrata, poteva anche esserci un fallo, invece niente, l'azione continua, rimbalzo di Genova che prova a ripartire in contropiedi. Carugate ha fatto una bella transizione difensiva, erano già in tre, già schierate. La Diene ha valutato se entrare, palla dentro, ottima difesa della Frantini sulla Visconti, la Bozic fa saltare Patrizia De Gianni, trova il tiro. Attenzione sul rimbalzo e la ripartenza, stavano pasticciando le ragazze di casa. La stabile pronta, non ha voluto il blocco della Casartelli, prova un reverse in entrata, si lotta accanitamente a canestro ma alla fine la palla viene assegnata alle genovesi. Comunque prova intensa e molto attenta da parte delle ragazze di casa, Genova che sembra non aver ancora ingranato il proprio gioco con fluidità. Costa in impostazione, scarica per la croata Bozic, prova a tagliare dentro ma il pallone è troppo veloce, era un bel taglio ma con un attimo di ritardo la Bozic, anche merito della marcatura delle ragazze locali. Primo cambio, esce la croata Bozic, entra la numero 19 ci sembra, Chiara Principi, ora ve lo confermo, sì, Chiara Principi, stabile in impostazione. Casartelli esce, la De Gianni rimane all'altezza del gomito, si prova a dare la palla a Michela Frantini, però anche la De Scalzi la marca molto da vicino, si conoscono da tempo. Michela prova una bellissima entrata ma il secondo ferro respinge il pallone. La Costa in transizione da sola contro 5, difesa schierata, nonostante tutto prova a scambiare con la Principi che però commette un passi. Quindi palla persa da parte di Genova. Siamo al 4 pari. Palla alla Frantini che aspetta una compagna per scambiare. Esce bene Mara Casartelli che sta uscendo molto in questi scambi. Le rotazioni in attacco portano Michela da sotto a tirare. Finalmente riesce a realizzare due punti. Finora abbiamo 4 punti di Giunzione e 4 punti di Visconti. A questi sono aggiunti appunto gli ultimi due punti che abbiamo visto di Michela Frantini. La De Scalzi dentro per la Diene, prova in rotazione contro la difesa di Mara Casartelli, per rimbalzo della Giunzione. Stabile, accelera verso Patrizia De Gianni, Mara Casartelli si fa vedere al centro area ma non riesce a essere servita, bella entrata della Giunzione, scarica, sporcata la palla dalla De Scalzi. Comunque un bel attacco di Carugate. Non sembra avere timore reverenziale fino a questo momento. Ecco l'asse De Scalzi Costa, la Diene esce, prova a entrare col fisico ma non riesce, trova il muro della Casartelli che sta facendo una buona difesa. Lotta canita, alla fine viene palla a due. Quindi per il possesso alternato la palla viene assegnata a Genova. Si chiede l'intervento di una spazzolina perché il parquet è bagnato. Sentiamo il coach Cesari che impartisce disposizioni molto autoritarie alle sue ragazze. Eccolo sulla rimessa, si libera la Costa. Ancora una volta il rimbalzo della Giunzioni che rischia di perdere il pallone con un ottimo
con un ottimo balzo difende estremamente la palla e mantiene il gioco Carugate. Donna Stabile non ha sfruttato il blocco della Casartelli, Patrizia esce in punta, la Frantini marcata da De Scalzi, blocco della De Gianni, non riesce però a tirare, contatto, viene fischiato un fallo e l'allenatore di Genova protesta per il contatto tra la Frantini e la De Scalzi, mentre l'arbitro aveva segnato un fallo invece per l'intervento di Chiara Principi. Confronto e dialogo tra l'arbitro e la Sara De Scalzi. Il contatto probabilmente era di Patrizia De Gianni, che nel girarsi aveva colpito la genovese. Riparte il gioco, siamo 6-4 con ancora 3 minuti e 51 secondi del primo quarto da disputare. Situazione falli per ora non impegnativa, in quanto abbiamo carugato un fallo e Genova 2. Riparte il gioco, esce fuori la Stabile, blocco della De Gianni, guardiamo se riescono a scambiare, ma la Stabile cerca la tiratrice, la Frantini però non prende neanche il ferro. Rimbalzo di Genova che prova a ripartire, fallo deciso per impedire la transizione veloce da parte della Frantini bloccando la Costa. Coach Cesari richiama in panca Michela Frantini e fa il suo debutto casalingo per questa stagione il capitano Alice Rubustelli. Si scambiano la rimessa De Scalzi e Costa, che sono un po' l'asse di impostazione del gioco delle genovesi. Vediamo la Principi che deve uno scarico esterno e invece va fino in fondo la Costa portando a casa 2 punti. Stabile Robustelli prova a entrare, stava per esserci un malinteso con la De Gianni, sta mancando un po' la lucidità e la determinazione che all'inizio aveva caratterizzato i primi 5 minuti del quarto, un attimo di fatica e stanchezza da parte delle ragazze di Carugate, che comunque mantengono aggressività sul portatore di palla e quindi riescono a impedire che Genova sviluppi il proprio gioco in velocità. De Scalzi perviene, prova l'entrata, terzo tempo, entra, rimbalzo di Mara Casartelli e Carugate riparte. Robustelli supera l'uomo, cerca e trova il fallo nell'entrata e quindi abbiamo tiri liberi per Carugate. Al momento Claudio Giunzioni spicca per 4 punti con 2 su 3 al tiro e 3 rimbalzi in assist. Il suo impatto sulla partita è stato molto positivo. Abbiamo il time out, guardiamo se riusciamo a sentire le parole di coach Cesari dal nostro assistente dello Staff TV. Tranquillo, attenzione su Valentina Costa, su quella posizione. Sì, ho cercato la palla, devo lasciare il tiro. Non è sempre solo lei. Se Valentina Costa è qui, gioca il shake and bake, se ci fa questo coso, sappiamo cosa fa, shake and bake, fa questo, io voglio nel nostro sistema difensivo l'aiuto sul lato forte, ci siamo dalla parte della comunicazione, aiutiamola, bravi sull'imbarco, forza, in attacco. Abbiamo sentito le parole di coach Cesari, molto preoccupato del gioco della Valentina Costa e sta chiedendo maggiore attenzione e maggiore aiuto difensivo sulle penetrazioni della genovese. La genovese che comunque per ora ha realizzato 2 punti, mentre la top scorer della genovese finora è la Visconti con 2 su 4 al tiro e 3 rimbalzi. Si riparte con i tiri liberi per Alice Robustelli. Corto il primo, si lotta al secondo, anche questo viene respinto, ripartono De Scalzi, Costa, l'asse di creazione del gioco è quello, la Visconti esce, ora esce la Viene nuovamente dal lato in gioco la Costa, prova lui contro uno con Mara Casartelli ma tiene molto bene e vicino alla scheda dei 24 secondi affretta il tiro Genova ma non riesce a realizzare. Alice prova l'entrata, non supera l'uomo e si riparte, costruisce la palla
gira esterna fino ad arrivare a Susanna Stabile, blocco di Mara Casartelli, ecco la Giunzioni che prova l'uno contro uno contro la Descalzi, nuovamente la palla un po' sporcata, si lotta in difesa ma Genova alla meglio in questo caso. Patrizia Di Gianni esce seguendo la Visconti che comunque da tre non realizza. Instabile chiama il gioco con la collaborazione di Lucio Costelli, prende il lungolino alla Giunzioni, bellissimo canestro in entrata nonostante la marcatura molto stretta. Senza timore la Giunzioni, un'ottima partita fino a questo momento. Genova in impostazione, Costa Descalzi viene, rimbalzo da Robustelli, l'area era sguarnita, non c'erano lunghi avversari al momento, prova l'entrata, rinuncia, si riparte dalla Stabile, fa allargare, Mara Casartelli è fuori, non trova la compagna a cui appoggiare, la Giunzioni le offre una soluzione. Alice Robustelli ha rischiato di farsi rubare in ricezione il pallone dall'avversario alla Carbonell. Patrizia Di Gianni prova l'uno contro uno, visto che scadevano 24 secondi. No. Palla persa. A 52 secondi dalla fine del primo quarto abbiamo Carugate avanti di 2 punti. 8-6 il parziale di questo quarto. Passaggio per la Visconti su lungolinea, anche Genova non è lucidissima nell'impostazione, sono uscite per la Diene, di nuovo la Costa, prova l'entrata, scarica sul taglio molto bello con un tiro in reverse della Descalzi, veramente bel gesto atletico e bel gesto tecnico anche. Carugata in impostazione, ottimo, dai e vai la Casartelli che entra e realizza i suoi primi 2 punti della partita. 18 secondi alla fine. Quindi l'ultima azione, la Costa in impostazione, guardiamo se chiede l'uscita di una lunga, esce la Diene infatti per bloccare sulla Stabile, Mara accetta il cambio difensivo, la Giunzioni sporca il passaggio, tutti chiusi le locali intorno alla Descalzi che non riesce a tirare con lucidità. E quindi il quarto si chiude con Carugate in vantaggio per 10-8. Tempo interessante da parte di Carugate, in quanto dopo la sconfitta di domenica scorsa a Sesto San Giovanni contro la Geas, una delle corazzate che il calendario impone a Carugate, interrompiamo un attimo il commento perché proviamo a sentire le parole del team di Carugate. Le ragazze si stanno chiarendo sul gioco, il coach si tiene in disparte, le ragazze stanno commentando. Riprendiamo la linea, dicevamo appunto che il calendario pone a Carugate un inizio molto duro perché appunto ha affrontato la Sesto San Giovanni con la sconfitta di 70-54 di domenica scorsa, ora affronta una delle altre favorite per la pool promozione che è Genova e poi ci sarà il turno di Torino. Come aveva detto coach Cesari in una delle interviste precampionato, ribadito anche dal presidente Bellasi, il campionato vero di Carugate inizia dal quarto turno, anche se qualsiasi sorpresa potesse venire prima è ben accetta e oltre che essere un'iniezione di fiducia sono anche 2 punti molto importanti in ottica di permanenza in Serie A2. Stasera il gioco delle ragazze invece ha mostrato netti segni di miglioramento, con innanzitutto l'attenzione e l'intensità difensiva che a volte era mancata sia nell'amichevole contro Torino sia a tratti nella partita, nel debutto in campionato con il derby contro le cugine della GS Sesto San Giovanni. Stasera abbiamo visto una maggiore intesa in impostazione, un gioco che ha trovato in una giunzione un terminale aggiuntivo rispetto all'asse Stabile, De Gianni e Frantini che si era visto sia con Torino sia con Sesto San Giovanni,
segno proprio di un'integrazione delle giocatrici e quindi del lavoro fatto da Coach Cesari per amalgamare le nuove arrivate, la Stabile e la Fantini, esperte, ma che appunto devono inserirsi con il nucleo storico del Carugate che aveva conquistato la promozione in Ubria. Si riparte con la rimessa della Robustelli per la neo entrata Minervino. Abbiamo ancora in campo la Casartelli, la De Gianni, vediamo la Robustelli in costruzione, e è entrata anche la Giulia Colombo. Maria Casartelli esce, scambio nuovo con Robustelli. Era un bel movimento di Giulia Colombo lungo linea, però è stata sporcata dall'intervento difensivo e alla fine è arrivata una palla persa. Rimessa per le genovesi che hanno ancora la Costa, la Bozic, la Visconti, la Diene e in campo ora anche la Carbonella come nel finale del primo quarto. Costa in impostazione, scarica sulla Carbonella. Blocco della Diene, la Costa valuta se entrare, scarica esterno per la Bozic, prova penetrazione lungolinea in un'area intasata, trova la Visconti che è una bellissima movimento in virata, si alza e realizza la parità. 10 pari, 9-21 da giocare nel secondo quarto. Giulia Minervino in impostazione, cerca una compagna, marcatura aggressiva della Diene sulla Di Gianni che comunque tiene il colpo, ma non riesce a realizzare. Comunque si procura il rimbalzo d'attacco sporcato dall'intervento della Visconti. Genova riparte, la prima linea difensiva è già rientrata, ora anche De Gianni riesce a riprendere posizione. Mara Casartelli ha tenuto il controllo dell'area, addirittura un rimbalzo difensivo. Si riparte con la Minervino, il taglio della Robustelli non servito dalla Giulia, ora cerca una compagna per scaricare, alla fine trova un'entrata ma bloccata al momento del tiro, sporcata con l'intervento della Costa. Battaglia sia in area sia a centrocampo, vediamo Robustelli sofferente dopo l'intervento della Visconti, e sulla serie di 24 secondi un tiro che non porta realizzazione. Riparte Genova, un crossover della Costa le procura spazio al tiro e le procura anche un fallo. Interviene, esce la Robustelli sofferenti dopo colpi di prima e entra in campo nuovamente Claudio Giunzoni. Due liberi per Valentina Costa, assegna il primo. Entra anche il secondo. Genova in vantaggio. Giunzione in impostazione. Scusate, Minervino in impostazione. Tenta il blocco Mara Casartelli, la difesa aggressiva dei due genovesi sporca, rende poco fluido il gioco di Carugate. Mara Casartelli fuori, scarica nell'angolo per la Colombo che tira. Sulla sirena, ma ancora una volta il tiro non entra. Coach Cesari interviene subito chiedendo un time out. Vediamo le contromosse di Coach Cesari, perché l'inizio di questo secondo quarto non è stato brillante come il primo. Sentiamo Coach Cesari. Gli arbitri richiamano le squadre in campo, abbiamo sentito Coach Cesari con un po' di disturbo ambientale che appunto richiamava le sue ragazze a un maggior controllo delle posizioni per impedire che Genova sviluppasse il suo gioco. Si riparte con la rimessa da parte della croata Anna Bozic. La Costa in impostazione, la Minervino la attende sull'arco. Anna Bozic, esce la Diene, Mara Casartelli era stata momentaneamente bloccata.
la Costa è un pericolo anche in questi scambi. La Colombo dentro per Mara Casartelli, prova a fare sportellate con la Diene ma rinuncia, scarica fuori con Patrizio De Gianni, aggiunzione in impostazione, Casartelli, fallo sulla penetrazione di Giulia Minervini, tentativo di penetrazione. Cambio, coach Cesari dal riposo, Mara Casartelli ed entra Camilla Cagnar. Gli arbitri fischiano una spinta in entrata, non abbiamo visto se lo segnalavano a quale giocatrice, vediamo un attimo se dai falli. Ripartiamo il gioco. Carbonell. Viene fischiato un blocco una delle genovesi, la numero 4 ci sembra di aver visto. Riparte l'azione Carugati. Minervino Colombo funziona, Cagnar esce, scambia di nuovo, c'è il taglio dentro ma l'anticipo della Carbonella. Prova a accelerare Genova, Costa Bozic, riceve nuovamente la Costa in entrata, layup. Ma Camilla Cagnar prende il rimbalzo difensivo nonostante fosse stretta da tre avversari. Uno contro uno in entrata e porta il fallo, a casa il fallo la Giunzioni. Partita positiva della Giunzioni stasera, sta cercando di dare in intensità e anche come idee delle alternative all'attacco di Carugate rispetto allo scarico sul lungo o al tiro da fuori, come a volte la settimana scorsa era diventato un'arma tramite la Fantini e la Susanna Stabile, che adesso rientrano. Quindi abbiamo De Gianni, Giunzioni, Frantini, Stabile e Cagnari in campo. Si raddoppiano Stabile e De Gianni. Intanto le Giunzioni esce, si prende il pallone ed in entrata va in appoggio a realizzare altri due punti. La Costa esce marcata da De Gianni, la Frantini non riesce ad anticipare la Bozic, che però non approfitta del tiro completamente libera senza avversario da diretto. 12 pari a 6 minuti e 10 secondi dall'intervallo lungo. Frantini, Cagnar, ancora la Giunzioni, esce la Stabile. Allora rimette l'arco, prova ad entrare, trova il fallo della Alessandra Visconti. Gioco più frammentato, spezzettato, sporco in questo secondo quarto. Comunque le ragazze di Carugate stanno tenendo duro e comunque Genova sta vivendo sull'asse sostanzialmente della Costa, che a volte dialoga con la Pescalzi e con la Visconti. Stabile in impostazioni, mancano 6 secondi, se ne rende conto, prova la tripla, non riesce, ma ottimo rimbalzo di Camilla Cagnar per Stabile. La Di Gianni prova l'entrata approfittando del mismatch rispetto alla Costa, ma non realizza. Palla da dietro per sporcare la transizione. Tre falli per entrambe le squadre sul 12 pari. Al momento abbiamo la Visconti con 6 punti, la Costa con 4 e la Descalzi con 2 per Genova, ovviamente rispetto alla Giunzioni con 8 e poi 2 punti Casartelli e Frantini per Carugate. Rimessa di Anna Bozic per la Costa. Sara Descalzi, esce la Vanin. La Diene prova a farsi vedere nel pitturato ma non viene servita. Nuovamente
sarà De Scalzi, Lavanin prova dal gomito senza successo, riparte, fa le disunzioni, aveva dato l'impressione di voler puntare direttamente il ferro, poi è scambiato con Susanna Stabile. Viene De Gianni, è una bella accoppiata che fa un po' di scintille, è un bel confronto anche sul piano fisico. Frantini cerca un compagno per scaricare, non trova la De Gianni, poi tramite Stabile si arriva la De Gianni, fuori, bel tiro per la Camilla Cagnier che però non entra, palla fuori, rimessa per Genova. La Bozic è uscita, aspetta la Diene che esce al gomito, uno contro uno, anticipa la Cagnier e riesce a realizzare un'entrata con una mano. Nuovamente più 2 Genova a 4 minuti e 20 dall'intervallo. Frantini scarica su Cagnier, giunzioni, Stabile esce, diamo molte rotazioni per portare la Frantini al tiro che ancora una volta viene respinto dal ferro. Transizione veloce questa volta di Genova e alla fine l'intensità difensiva comunque di Carugati riesce a prendere tutto, bellissima entrata, mancata solo la conclusione da parte di Claudio Giunzione, bellissimo gesto. Comunque poi l'intensità difensiva abbiamo visto che ha portato a questo contropiede, per quanto sbagliato, e Susanna Stabile sul rimbalzo di Genova sporca il pallone. Intanto abbiamo un cambio, esce la croata Bozic ed entra Chiara Principi. Carugate molto più in partita, molto più attenta sia lato difensivo sia lato in attacco. Valentina Costa letteralmente si fa strappare la palla dalla Susanna Stabile che apre per l'entrata delle giunzioni, che non ha paura della difesa della Diene ma non riesce comunque a realizzare il layup. Costa De Scalzi, esce la Diene. Nuovo per la Costa, il blocco della Diene libera la De Scalzi dalla marcatura della Stabile e alla fine la Costa comunque si porta a casa un fallo. Time out. A 3 minuti e 20 Genova è avanti di 2, però Carugate è molto ben dentro la partita, non ci sono amnesie difensive, una partita sporca, dura, Genova non ha fatto vedere un gioco fluido. Sentiamo coach Cesari. Si riprende, gli arbitri chiamano in campo le squadre, abbiamo sentito coach Cesari che invitava le sue ragazze a continuare ad andare in contropiede, a maggiore attenzione sui cambi. Sorrisi tra l'arbitro e coach che appunto gli arbitri sollecitavano il rientro più veloce in campo dopo il time out. Valentina Costa è libera. Realizza, quindi più 3 Genova, 3 minuti e 20 alla fine del secondo quarto. Giunzioni riceve da Stabile, cerca un aiuto, lo trova in Camilla Cagnier come scarico, esce Patrizia De Gianni, guardiamo se fa un pick and roll, no, si apre comunque, ora cerca uno contro la Diene, porta a casa il fallo anche per il via dell'aiuto della Giulia Vanin. Tiri liberi per Patrizia De Gianni, che stasera non ha ancora realizzato. Ecco il primo.
il secondo viene respinto, ma un bel rimbalzo d'attacco della Giunzione, anche con la Camilla Cagnier che aveva sporcato la palla per servire la compagna. Tiro da tre della Giunzione e quindi nuovamente sorpasso. Carugate più uno, 2:45 all'intervallo. Costa l'impostazione, cambia con Chiara Principi, esce la Vanin, prova la Diana a entrare, non viene servita, cerca un compagno, esce la Discalzi. La Costa supera col primo passo, si prende il tiro contro la Stabile, ma è un tiro respinto dal ferro. Di Gianni esce fuori, scambia con Stabile, si cercano dei blocchi interni, ora esce il blocco per il portatore di palla, si libera la Camilla Cagnari e realizza. Ottimo attacco coordinato, infatti anche qui blocchi sui difensori per liberare l'uomo e Carugate allunga più tre. La Vanin ha provato a liberarsi quasi all'altezza del libero, ma non realizza. Imposta con calma Susanna Stabile, blocco della De Gianni. Una Stabile cerca lo scarico sulla Frantini che non è ancora entrata in partita. De Gianni prova a liberarsi della Diene, aiuto della Cagnier, tiro corto, ma la De Gianni si trova il pallone tra le mani. Di nuovo abbiamo visto il tabellone, 14 secondi, la novità di quest'anno per il rimbalzo di attacco. Mancano 7 secondi, vediamo chi è del blocco della De Gianni, cerca il tiro. Non si sono intese le ragazze di Carugate, infatti vedete che si chiarisce sia con l'allenatore sia con le compagne. Comunque abbiamo un altro time out. Claudio Giunzioni stasera è già a 8 punti con 4 su 7 e oltre a questo dobbiamo aggiungere anche 5 rimbalzi. 5 rimbalzi comunque anche per Patrizia De Gianni e Mara Casartelli, per cui possiamo trovare una prima chiave di lettura del piccolo divario che c'è adesso nel numero dei rimbalzi, 24 per Carugate e 15 per Genova, frutto appunto di quell'attenzione difensiva e l'intensità nell'agonismo, nel dedicarsi a seguire il gioco, che finalmente hanno messo con maggiore continuità, la continuità che era mancata a volte nelle precedenti partite. Questa sera le ragazze la stanno dimostrando anche nei momenti magari non in cui il gioco non scaturisce fluido, però sono sempre in partita, sono sempre attente e stanno tenendo benissimo testa a Genova, che per quanto sta facendo vedere sul campo non sembra al momento lo squadrone comunque destinato a dominare il campionato di cui si parlava nel pre-season. Riparti Genova, 1:09 all'intervallo, Carugate avanti di 3. Valentina Costa scambia con Sara Descalzi, pure sull'Anna Stabile, esce dal blocco della Diene, comunque basta poco alla Valentina Descalzi per prendere un po' di vantaggio, entrare in area e realizzare. Infatti sentiamo la rabbia dei coach Cesari per questa realizzazione genovese. Esce Michela Frantini, cerca una compagna a cui scaricare, non si libera l'uomo che doveva liberarsi. Esce Camilla Cagnera a dare un blocco, mentre Michela un airball. Vediamo che coach Cesari incoraggia la sua Frantini, delusa dal risultato di questa azione d'attacco. 25 secondi alla fine del primo tempo. La Diene marcata benissimo da Camilla Cagnier, gli ruota intorno, l'arbitro fischia fallo. A 15 secondi dalla fine abbiamo due liberi per Genova. Nene Diene, veterana della Serie A, giocato Livorno, Lucca, Brindisi, quest'anno a Genova, realizza il primo libero. Siamo in parità. Realizza anche il secondo. 15 secondi per Carugate.
guardiamo la soluzione scelta, esce la De Gianni per il blocco, Susanna Stabile prova l'entrata, chiuso in angolo per Camilla Cagnier, Ferro, rimbalzo della Diene, sirena. All'intervallo Genova avanti di 1, ma Carugate c'è, Carugate in partita e il gioco espresso dalle ragazze è incoraggiante. Stacco per la pubblicità, ci sentiamo tra qualche istante. Buonasera, riprendiamo il collegamento dal Palasport di Pessano per il secondo tempo del match di A2 Lega Basket femminile tra le locali della Castel Carugate e la nuova Zena Almor di Genova. Primo tempo che si è chiuso con le genovesi in vantaggio di punto 19-18, ma possiamo dire senza timor di smentita che sono state le ragazze di casa a tenere il pallino del gioco, a mostrare una buona intesa, un'ottima intensità e spesso sono state avanti. Vediamo ora se la tenuta delle ragazze locali permetterà loro di ribaltare il risultato e di tener duro fine partita, perché proprio la tenuta durante tutto l'arco del match è stato uno dei punti deboli del precampionato e in parte anche del primo turno di campionato perso contro la GEAS Sesto San Giovanni. Si riparte, vediamo già pronte Sara Descalzi per la rimessa e Valentina Costa in ricezione in postazione di gioco, quello che è stato uno degli assi portanti del gioco delle genovesi. Per Carugate è tornata in campo Casartelli, abbiamo la Stabile, De Gianni, Giunzioni e Frantini. E subito la Visconti realizza e porta le genovesi a... In attacco abbiamo Giunzione, cerca lo scambio con Frantini dall'arco, scarica su Mara Casartelli che non riesce ad avere luce per il tiro, scarica su Susanna Stabile che prova da tre e alla fine entra. Parità. Viene ancora marcata molto stretta, molto intensa la marcatura di Mara Casartelli. Si viene, che questa volta però non è riuscita, Mara Casartelli non è riuscita a tenere la genovese. Si riparte, esce Patrizia De Gianni, scarica su Susanna Stabile, blocco di Mara, guardiamo se Stabile approfitta della libertà, no, si scambia con la Mara che prova un'entrata in layup bellissima, anticipando anche l'intervento della Visconti. Un cambio difensivo non bellissimo, abbiamo visto uno sguardo un po' truce della Visconti rispetto alla Diene. In attacco ancora Genova quando siamo 23 pari. Diene da sotto riceve, si alza in mezzo a tre giocatrici di Carugate e porta avanti i suoi di due. Vediamo coach Cesari che chiede maggiore attenzione alle sue ragazze. Frantini, liberissima dall'arco Mara Casartelli che prova il secondo ferro, respinge. Visconti cerca compagne, ecco arriva la Costa, uno contro uno, si libera della Giunzioni con la difesa anche di Patrizia De Gianni sul pitturato, la Costa non riesce a realizzare. In entrata la Stabile, ma abbiamo il fallo della Diene per fermare appunto la transizione. Si prepara la rimessa a Frantini. Blocco della Costa sullo Stabile che esce. Giunzioni prova l'entrata
era chiusa in difesa, scarica su Casartelli che realizza. Carugate torna avanti. Attacco di Genova, tiri sporcati, la Descalzi chiede un fallo. Stabile per Fontini. Ecco un bellissimo taglio Patrizia De Gianni, sporcato dalla difesa genovese. Vediamo transizione 3 contro 2. Descalzi, Visconti. E due punti per le genovesi. Carugate in avanti. È tornata sotto di due Carugate a 7 minuti dalla fine del terzo quarto. Ecco Susanna Stabile, si prende la linea del libero superando la diretta avversaria e realizza parità. Va bene, porta palla fino a scaricare sulla Costa. La Visconti fuori, attesa da Patrizia De Gianni. Nuovamente la Costa con il pallone in controllo. Sarà Descalzi, prova a entrare, non trova nessuno, scarica fuori. La Costa non realizza, il pallone rimbalza sul ferro ed esce. Vediamo Coach Cesari che dà delle disposizioni autoritarie un po' alle sue ragazze, non ha gradito molto l'ultimo atteggiamento difensivo e quindi chiede una maggiore attenzione. Non stabile in impostazione, blocco della De Gianni. Non si libera nessuno per uno scarico, si ritorna da Susanna Stabile, sporcato il passaggio a Tartelli dalla Visconti. Penetrazione dell'Adiene su uno scarico della Principi e Genova allunga. Stabile, Fontini, Casartelli, si allarga per Stabile, lotta dentro l'area tra Diene e De Gianni che si libera nell'angolo, tira, rimbalzo alle giunzioni, ancora attiva come nel primo tempo, molto reattiva. Una Stabile cerca ancora il blocco per liberarsi al tiro e questa volta realizza. Parte Genova su Chiara Principi, riprende il controllo del gioco la Costa, Visconti lato per la penetrazione della Principi, bella triangolazione genovese, Coach Cesari ci sembra molto arrabbiato con le sue giocatrici, interrompe subito il gioco per un time out. Sentiamo le indicazioni di Coach Cesari. Non siamo più attive, se abbiamo deciso che cambiamo sui blocchi dello stadio o chiunque sia, cambiamo, e se la nera prende posizione gli faccio il cazzo di fallo. Ha fatto 3 canestri da sola in layup, se guardate se quanto brava sono, la difesa non sta più funzionando, forza! Abbiamo avuto modo di sentire in diretta il disappunto del coach delle milanesi per il comportamento difensivo delle sue ragazze. 10 punti in 5 minuti non sono accettabili, soprattutto facili lay-up per le penetrazioni delle genovesi, cosa che nel primo tempo le ragazze di casa non avevano mai concesso alle avversarie. Al momento abbiamo due genovesi in doppia cifra, la Diene e la Visconti con 10 punti e solo la giunzione tra le ragazze di casa. Ecco la giunzione all'altezza dell'arco, scambia con la Fontini, prova il primo passo per liberarsi della Descalzi che però tiene, blocco da De Gianni, prova l'entrata la Fontini, tra mille braccia riesce comunque a realizzare in appoggio un bel canestro di volontà, oltre che tecnica naturalmente. Descalzi, esce la Visconti per l'aiuto, Chiara Principi, si torna dalla Costa. Era Principi che supera la Frantini, poi si lotta in rimbalzo,
De Gianni fa uscire il pallone per Stabile che aspetta le compagne. L'arbitro fischia un fallo, ci sembra la De Gianni se non abbiamo visto male. Tentava di spostare la genovese in difesa. Comunque siamo ritornati in parità a 4 minuti e 20 dalla fine del terzo quarto. Valentina Costa scambia con Descalzi, riceve nuovamente, blocco della Diana in uscita, punta l'uomo ed entra Descalzi, fallo. Fallo dovrebbe essere stato assegnato, se non vediamo male, a Mara Casartelli, se non sbagliamo, scusate. Rimessa Genova, esce Chiara Principi che dal suo ingresso in campo sta dando un'alternativa alle triangolazioni e alle uscite delle genovesi. La Visconti prova a tirare da fuori senza successo, aveva già provato anche senza successo nel primo tempo. Bellissima entrata, gioco in transizione e taglio veloce di Mara Casartelli che entra e realizza il più due per Carugate finalmente. Tiro da fuori per la Descalzi, rimbalzo Frontini, si riparte con Stabile, cerca la Giunzioni, abbiamo visto che sta migliorando molto l'intesa tra le due ragazze rispetto alle prime partite. La Frontini cerca un taglio in backdoor, viene subito chiusa e spinta sulla linea di fondo e quindi è una palla persa per Carugate. Nuovamente time out. Comunque dobbiamo segnalare una ripresa. Dopo il primo time out le ragazze di coach Cesari hanno dato segni di reazione. Ora proviamo a sentire invece la panchina genovese le indicazioni del coach Vaccaro. Ho detto adesso ci stanno giocando su Pick and Roll, ci sono dei problemi, ho detto di uscire, di fare il cambio difensivo per le lunghe, ha fatto un corso per il corso di sinistro. Se ci esci, oltretutto c'è così nell'area, ci esce. Adesso in realtà giochiamo assieme, non prendiamo delle iniziative per sé. Chiaro? Giochiamo assieme. Dai, molto chiara l'indicazione di coach Vaccaro, coralità del gioco, meno iniziative, non uno contro uno, ma circolare la palla e coralità. Pronte la rimessa le ospiti. Andiamo anche il coach delle ragazze Carugate che sta dialogando con l'ufficiale di campo. C'è un cambio, rientra la croata Anna Bozic al posto di Chiara Principi. Carugate ancora con Frantini, Stabile, è entrata Giulia Colombo e poi abbiamo Mara Casartelli, il reparto lungo, Mara Casartelli e Patrizia De Gianni. Valentina Costa, esce il solito gioco a uscire della lunga Visconti, la Frantini prova l'anticipo, lo sbaglia ma comunque Mara Casartelli intercetta un pallone, transizione veloce, lay-up e Carugate allunga 35-31. Genova propone, riparte con il suo gioco come chiedeva il coach, coralità, niente uno contro uno. Ecco la croata che si allarga dopo aver scambiato con la Descalzi, dentro per la Nenè, ben marcata dalla Casartelli, però la Giulia Colombo in aiuto la tocca da dietro commettendo fallo. La Diana finora 2 su 2 ai liberi, che diventa un 3 su 3. Continua il dialogo tra coach Cesari e l'arbitro e la Diana si appresta a tirare il secondo libero e questa volta sporca il suo record, così come Susanna Stabile sporca il rimbalzo e alla fine la carambola sulle mani delle giocatrici favorisce le ragazze di casa. Si riparte con Giulia Colombo che scambia con Susanna Stabile, pronta Patrizia De Gianni per un blocco, alla fine Stabile rimane larga, Casartelli gli offre un altro blocco. La Diene
si era dimenticato di Mara, però Carugate non ne ha approfittato e alla fine scambi, tentate triangolazioni tra le ragazze di casa portano solo a una palla persa. Costa in impostazione, è uscita nuovamente la Visconti seguita da De Gianni. Casartelli contro Diene, non riesce a girarsi, quindi scarica fuori. Sara Descalzi entra, prova un reverse oltretutto sulla sirena e porta a casa questi due punti. 1:56 alla fine del terzo quarto, Carugate più 1, 35-34. La Frantini prova un'entrata ma si batte contro il muro delle difensori genovesi. Muro che Carugate crea contro l'entrata della Visconti. Patrizia De Gianni corregge il rimbalzo e Mara Casartelli porta a casa questa palla recuperata. Stabile. La Frantini chiede il pallone ma viene mandata nell'angolo, diciamo così, chiede un altro gioco, no? Il play delle ragazze Carugate, dentro per Mara Casartelli che gira intorno all'Alessandra Visconti senza però riuscire a centrare la retina. Pallone fuori, la Costa prova l'entrata, ottima difesa col raddoppio anche del Stabile. Alla fine abbiamo un passi dell'attacco genovese. Nuovo cambio, un po' di riposo a Patrizia De Gianni, entra Camilla Cagnier. Stabile e Colombo pronte alla rimessa. La difesa genovese non pressa, ma si aspetta schierata. Mara fuori, Frantini da tre, finalmente rompe il ghiaccio questa sera e porta avanti ancora l'allungo di Carugate. 38-34, 40 secondi alla fine del terzo quarto. Sara Descalzi un po' indecisa, alla fine il solito appoggio sulla Costa che ci deve pensare lei, uno contro uno in uscita un po' improbabile. Comunque rimbalzo d'attacco completamente libero, la Diene. Casartelli è rimasta al rimbalzo, lo ottiene nonostante il recupero della Bozic, scarica sulla Giulia Colombi in transizione, nuovamente da tre, il ferro respinge. Le squadre sono molto allungate in questi ultimi secondi. Anna Bozic protegge con il corpo in appoggio lato destro. 38-36, 8 secondi per l'attacco di Carugate. Uno Stabile prova l'entrata, niente, scarica, guardiamo se daranno un blocco sulla sirena, niente. Il terzo quarto finisce con Carugate avanti 38-36. Partita combattuta, dopo un momento di difficoltà all'inizio del terzo quarto con 10 punti praticamente consecutivi o quasi di Genova, le ragazze di casa hanno saputo registrare l'intensità difensiva, chiudere le linee di penetrazione e bloccare l'attacco genovese. Abbiamo fino a questo punto, controlliamo i punteggi, 11 punti della Diene che è la top scorer insieme alla Claudia Giunzioni del match, abbiamo 9 punti di Michela Frantini con finalmente l'ultima tripla come dicevamo prima, però anche 3 realizzazioni da 2, scusate c'è stato un blip sul collegamento dei dati statistici. Da segnalare Valentina Costa, sempre nel cuore delle azioni genovesi come impostazione, ma non lucidissima nelle realizzazioni. Infatti i suoi 7 punti arrivano solamente da un 2 su 10 da 2, però abbiamo 3 su 4 con i liberi, oltre a 5 rimbalzi totali. La situazione rimbalzi rimane sempre un elemento chiave finora per la squadra di Carugate, infatti sta conducendo 37-26, per cui le palle recuperate hanno permesso alle ragazze Carugate di tenere il colpo rispetto alla realizzazione delle genovesi. Ecco le squadre che si apprestano a rientrare. Siamo
38-36 per Carugate, partita dal punteggio non elevatissimo, comunque una partita molto intensa, non corsa spesso velocemente come alcune partite che abbiamo visto nell'ultimo periodo, e questo in parte spiega anche il livello del punteggio. Colombo per Stabile, rimessa, si riparte. Esce Michela Frontini, cerca di superare la Descalzi, guadagna il lungolinea, guadagna anche una bellissima entrata con fallo. L'ha superata col primo passo, la Genovese ha tenuto, ma alla fine non ha impedito il canestro e in più ha consentito questo tiro libero supplementare. Più 5 Carugate, 41-36. Brutto passaggio della Costa, subito intercettato dalla Colombo, riparte Carugate. Mara Casartelli si fa ingolosire dal tiro. Comunque ottiene un fallo per l'opposizione in movimento della Diene. Si riparte, rimessa della Frontini, stanno controllando se le spazzoline hanno svolto bene il lavoro, si riparte, Stabile in impostazione, esce la Casartelli per un blocco sul lato destro, non lo vuole, scambia con la Cagnier, Casartelli, le lunghe sono fuori, vediamo un gioco perimetrale in questo momento da parte delle ragazze di Cesari, la Frontini prova l'entrata, non utilizza lo scarico su Mara Casartelli, prova una realizzazione da due in entrata, senza successo. Nel frattempo la lotta della Camilla Cagnier in attacco porta a un fallo, vediamo uno scambio tra l'allenatore di Genovese e l'arbitro. Finito il dialogo, si riparte col gioco. Costa per Descalzi, inizia a accendersi il tifo delle locali, più 5, un bel vantaggio, si gira Camilla Visconti, marcata da Camilla Cagnier però commettendo fallo, due liberi, sia il coach sia la Frontini incoraggiano la Camilla nel confronto contro la Visconti. Ricordiamo che la Visconti anche nello scorso campionato viaggiava con 15 punti media partita e quasi 11 rimbalzi, perché è una delle top player della categoria, è stata appunto uno dei principali rinforzi presi da Genova per questa nuova stagione. Vediamo Carugate in impostazione, la croata Anna Bosic pressa su Giulia Colombo, ma alla fine il pallone rimane alle locali. Stabile, chiede il blocco a Cagnier, rimane larga, esce Casartelli, però il raddoppio di marcatura sporca tutto, contropiede facile con... che errore della Visconti sotto, ma alla fine 3 contro 2, in ogni caso Genova riesce a realizzare. Ingenuità in impostazione, nonostante l'errore, il mancato recupero ha portato a questa situazione. C'è un po' di contestazione da parte del coach genovese. Ok. Comunque alla fine il vantaggio di 5 punti si è ridotto a un punto per le locali, che ripartono in impostazione a 8 minuti e 30 dalla fine del match. Frontini, Cagnier, Giulia Colombo vuole entrata, un passaggio lungolinea per un taglio backdoor che non c'è,
marcatura stretta sulla diana della Colombo, comunque la diana tiene, scusate il gioco di parole, e soprattutto la Božić realizza da tre, da due scusate, quindi Genova ribalta il punteggio ed è avanti di uno. Time out immediatamente chiesto ovviamente dal coach delle ragazze di Carugate per parlare su questo momento di incertezza e di flessione. Sentiamo se riusciamo a sentire le parole di Cesare. Ok, abbiamo sentito che il coach chiede maggiore attenzione sulle palle perse, un po' di fiducia e dinamismo nei cambi. Guardiamo se queste indicazioni riescono. Intanto si sta infiammando il pubblico, la partita si sta scaldando, riparte stabile in impostazione. Giulia Colombo marcata stretta alla croata, scarica sul Cagnier, di nuovo stabile contro Valentina Costa. Marcatura asfissiante, appoggio con la Frantini che entra dentro e commette passi. Una nuova palla persa. Infatti il coach chiama subito in panca la Frantini e rimette dentro Claudio Giunzione. Ha avuto i suoi momenti di riposo, guardiamo se ritorna a dare la spinta e la verve alla squadra come aveva fatto soprattutto nella prima metà del match. Viene un passaggio per la Visconti che lotta accanitamente con De Gianni, ottiene il fallo. Si riparte con la rimessa per le genovesi. Situazione falli, Carugate 3, Genova 2. Fuori per Costa, trova un corridoio di penetrazione ma con un palleggio un po' improbabile ed ecco la Giunzione che è entrata nel match. Da sola appoggia e porta a casa il fallo. Serata decisamente positiva per la Giunzione. E ora sulla linea dei liberi. Primo tiro fuori, sono i primi liberi che tira nella serata la Claudia, nonostante sia stata finora molto viva in tutte le altre fasi del gioco. Secondo libero, oh, letteralmente spottato fuori dal ferro. E Genova riparte. La Costa taglia dentro, si porta dietro stabile De Gianni, ma non c'è bisogno perché realizza. Rischiamo un'altra palla persa, ma alla fine la palla gira fino alla Giulia Colombo. Ancora la Giunzione molto viva, assist per la tentativo di assist per De Gianni, che però viene intercettato dalla difesa genovese che si è chiusa sulla linea di passaggio. La Costa prende il blocco, cambio difensivo, si ritorna di nuovo con la De Gianni sulla DM stabile su Costa. 6 secondi, fuori per la Visconti, ancora una volta sbaglio, recupera della croata Božić, la Diane punta il canestro, la Giunzione aveva occupato la linea di penetrazione, scarico fuori, momento un po' in affanno la difesa, poco lucida. Alla fine viene fischiato un fallo. Esce la Giulia Colombo ed entra nuovamente Michela Frantini. Ora Carugate ha 4 falli con ancora 6 minuti e 35 da giocare nell'ultimo quarto, quindi deve fare attenzione. Intanto la Visconti esce, tira, il ferro respinge, Carugate cerca di accelerare, la Frantini trova il corridoio di penetrazione occupato, quindi scarica nuovamente fuori su Stabile. Chiede il blocco, Camilla Cagnier pronta,
va dalla parte della Di Gianni e la Costa commette fallo. Parità a questo punto, ora anche per la situazione falli, con Genova avanti di 3, 6 minuti e 20 da giocare alla fine del match, quindi un elemento chiave sarà anche la gestione dei falli. Stabile da fuori, respinto, bel rimbalzo di Camilla Cagnari, vediamo se arriva un taglio, no, viene la stabile a prendere, si libera Frantini, prova l'entrata, nuovamente fallo. Una difesa attenta, è già la seconda situazione in cui Frantini prova un'entrata, si trova davanti il muro e il ritardo nello scarico la porta a commettere fallo. La palla viene asciugata. E si riparte. Neanche a dirlo, Costa in costruzione del gioco. Bosic marcata da Frantini, esce fuori la Visconti, seguita da Di Gianni. Costa cerca lo scarico nell'angolo per la croata Bosic, rimbalza sul ferro, rimbalza della Cagnier mentre c'è un infortunio nella ricaduta tra la De Gianni e ci sembra la Visconti, c'è stato un infortunio, gioco interrotto ovviamente per prestare soccorso alla giocatrice avversaria alla lunga. Viene chiesto forse l'intervento del medico, vediamo l'arbitro scambia dei cenni con la panchina. Anche le ragazze. Si avvicina anche il medico della squadra locale per valutare le condizioni della giocatrice. Ecco lo staff tecnico che insieme al medico della squadra locale aiutano l'Alessandra Visconti, che viene anche salutata dagli applausi giustamente del pubblico locale. Ho sentito l'urlo nella ricaduta della ragazza, la ricaduta dopo la lotta per il rimbalzo insieme a Patrizia De Gianni, l'urlo di dolore, probabilmente ha appoggiato male la caviglia da come zoppica. Comunque sembra sia, passateci il termine, un normale infortunio di gioco per quanto si riesce a vedere. Ecco sotto la nostra postazione abbiamo già pronta Claudio Giunzione alla rimessa del gioco, dialoga con Stabile. Giunzione in postazione, la Vanin è stata messa in campo al posto ovviamente della Visconti. La Giunzione ha provato una penetrazione, comunque riesce direi quasi eroicamente a difendere il pallone, rischiava di perderlo. Azione 12 secondi, tiro da fuori, niente, fasi concitate del gioco ma poca lucidità, alla fine oseremmo dire un piccolo fallo viene fischiato da De Gianni sulla Vienna, non tanto sul fatto che non potesse essere fallo ma che in altre situazioni gli arbitri avevano valutato con un metro leggermente più anglosassone, se vogliamo usare un termine calcistico, quindi non avevano fischiato contatti molto più duri. Comunque giustamente la Diana va in lunetta perché, come avevo ricordato prima, le squadre avevano 4 falli ciascuna, per cui quinto fallo, da ora in poi tutti i falli saranno liberi e la Diana tira libero. A 5 secondi, 5 minuti scusate, 8 secondi dal termine, più 5 Genova che nelle fasi un po' di gioco frammentato eccetera è riuscito ad andare avanti approfittando della poca lucidità delle locali. La Frantini con un'entrata e un tiro che tocca sul ferro ma alla fine carambola dentro, riporta a 3 punti di distacco, a un possesso. Sara Descalzi tira e realizza, l'arbitro segnala che è da 3. Quindi nuovamente avanti Genova di 6 punti. È il momento di tenere duro per le ragazze di casa perché non devono concedere questi spazi. La Giunzione in entrata ottiene il fallo per avanzare. Come avevamo detto prima,
d'ora in poi anche i liberi faranno la differenza. Vediamo ora la giunzione del tiro. Sono 6 punti a recuperare, 4 minuti e 33 da giocare. Il primo entra, meno 5 Carugati. Anche il secondo entra. La Costa attesa dalla Stabile, esce la Diene portandosi dietro la Casartelli. La croata Bozic pasticcia un po' nella ricezione. Sara Di Scalzi. Sul tiro Sara Di Scalzi, è stata lotta a rimbalzo tra Bozic e Frantini, che l'arbitro giudica falloso l'intervento della biancoceleste. Quindi tiri liberi per Genova, che è avanti di 4. Napotovic finora non ha tirato liberi, però ha preso 6 rimbalzi e ha fatto un 3 su 9 da 2. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Attenzione, esce Giunzioni fuori per ricevere Frantini. Abbiamo un taglio dietro della Stabile, si fa vedere Casartelli nel pitturato. Nuovamente c'era la Camilla Cagnier che ha ricevuto, suscitando un po' di proteste delle ospiti per un presunto passi. La Stabile sporca il tentativo di penetrazione, di transizione della Diene, interrompendo l'azione. Sono ancora 6 punti da recuperare per i locali, mentre il tempo ormai rimasto sono 3 minuti e 53 secondi. Manca un po' la lucidità del primo tempo. E Genova anche ha raggiunto una maggiore precisione nelle realizzazioni. La Diene prova a entrare, viene murata fuori, la Vanin tira e anche lei con un rimbalzo e l'aiuto del ferro alla fine il tiro entra, quindi portando avanti il massimo vantaggio delle ospiti, 53 Genova, Carugate 45. Il pubblico si scalda, sentiamo il coach delle milanesi. Coce le milanesi, gioco a zona a costo di rischiare una bomba, un tiro da 3, visto che finora non è stata propriamente l'arma vincente delle genovesi, ma giocare con intensità e attenzione. Ok, cenno d'assenso per ripartire tra l'arbitro e il coach della squadra locale. Casartelli prestabile, 3 minuti e 30 secondi alla fine, Genova più 8. Frantini questa volta prova l'entrata, realizza il canestro e porta a casa un fallo. Tra la disperazione del coach e le genovesi, che chiedeva nuovamente un'infrazione dell'attaccante locale, come era già successo in un paio di situazioni nel corso del quarto. Frantini liberi per chiudere questo gioco da 3 punti. E lo chiude. 5 punti da recuperare per Carugate, 3 minuti e 23 secondi alla fine della partita. Genova avanti, con De Scalzi, Costa, Bozic. Gioco perimetrale per adesso per le genovesi, il blocco della Diene, scarica ancora fuori, prova l'entrata. La Diene sbaglia, Casartelli in impostazione.
Abbiamo visto l'indecisione delle genovesi, non riuscivano a trovare chi si prendesse un tiro pulito, comunque un tiro da tre. Comunque non è fluido nemmeno l'attacco delle ragazze locali. Blocco della Desani per Susanna Stabile, che prova in appoggio sul ferro e piatto, sul ferro e tabellone, ma la palla non entra. Una costa in costruzione, laterale per Bodic, si rientra. Circolazione esterna. Tiro da tre della Descalzi, che respinto dal ferro, transizione veloce, la Frantini finta il tiro, entra, si avvicina, ma brutto airball per Frantini. Sentiamo Coccio che chiede intensità in difesa. Vediamo 2-3 la zona schierata con De Gianni centrale. Anna Bozzi ci si prende la tripla e questa volta la porta a casa. Tripla, elemento chiave. 2 minuti da giocare, 48-53. Nuovamente sporcato il possesso della Frantini. Ultimo tocco di una genovese, sì. Rientra Alessandra Visconti. No, abbiamo un time out. Infatti, il punteggio, correggo, è 56-48, c'è stato un ritardo, un aggiornamento del tabellone. Sentiamo il coach, questa volta delle genovesi. Sentito l'indicazione di coach Vaccaro, maggiore attenzione difensiva anche dal lato debole, non abboccare gli uno contro uno in penetrazione. Si riparte con Genova avanti di 8 e 1 minuto e 48 a disposizione di Carugato per ribaltare il risultato. Stabile, blocco della Di Gianni, non scambia il pick and roll ma appoggia su Giunzioni. Ora prova l'entrata, scarica sotto Maria Casartelli, stoppata sul filo di 24 secondi, stoppata dalla Diana, quindi la pressione difensiva ha avuto la meglio in questo caso. Sfumata l'azione per la squadra di Carugato. Vediamo come ruoteranno il pallone per attaccare la zona. La Costa gioca un po' anche col cronometro, portando a giro il pallone. Circolazione laterale finché la Costa si prende la tripla e la mette nel momento chiave. Prima tripla per la Costa, che non ha avuto una grande percentuale da due, ma la prima tripla, quella più calda, l'ha realizzata. Risponde Frantini, ma si stampa sul ferro il suo tiro. Ormai sono 11 punti a un minuto dalla fine. Vediamo che il coach di Carugate incita alla sua una maggiore attenzione e pressione. La tiene completamente libera, battezzata. Il pallone alla fine arriva alla Bozic, che si prende il tiro. Nessuna realizzazione in questo attacco genovese. 35 secondi a giocare ancora. Stabile. Esce la Gianni. Blocco. Ma Stabile ancora. Ecco, scarica la sulla Gianni, che prova uno contro uno, no? Appoggia alla Casartelli, si viene il tiro libero, però la sua entrata chiusa dalla Diene la costringe all'errore. Libera sull'anticipo la Bozic, i genovesi fanno circolare la palla, pochi secondi alla fine, ormai le locali non fanno fallo e si attende la sirena. Un secondo, prima partita, Castel Carugate 48,
Almo Genova Basket 59. È stato un match intenso con un'ottima partenza delle locali, che hanno giocato molto bene nel primo tempo, non hanno tenuto alla distanza, per cui maggiore fatica nei recuperi difensivi, minore intensità, un po' di errori che sono emersi nella seconda parte del match. Comunque, per tutta la prima parte la squadra locale ha dimostrato di poter competere con questi avversari. Ricordiamo che Genova era un avversario di rango, candidata alla promozione, e quindi il gioco mostrato da Carugate mostra continui progressi, come già la settimana scorsa, per cui ci sono comunque delle note positive in attesa del prossimo match e in attesa poi della prima vittoria con squadre più tecnicamente abbordabili come le prossime avversarie del girone, dopo il trittico iniziale di fuoco Sesto San Giovanni, Genova e Torino. Passiamo ora alle interviste del dopo partita, ci sentiamo tra pochi istanti. Personale, però nonostante tutto il debutto con Salingo è stata una sconfitta. Come hai visto la partita dal campo? Ti abbiamo visto molto presente fin nel primo tempo, fin dall'inizio, poi alla lunga abbiamo visto un po' la fatica della squadra a reggere contro questi avversari, che comunque erano avversari di rango. Sì, assolutamente, abbiamo giocato benissimo nel primo tempo, abbiamo retto secondo me 3/4, gli ultimi 5 minuti non avevamo più, qualche pallone perso di troppo, però alla fine ci sta. Genova è una corazzata che punta a salire, ce la siamo giocata fino alla fine, quindi sono soddisfatta comunque della situazione, al di là comunque la sconfitta che non fa mai piacere. Non fa mai piacere, poi contro queste un po' era in preventivo, soprattutto c'è stata l'illusione per un tempo che teneste botte e che quindi alla fine poteste farcela. C'è stato un momento in cui hai visto proprio emergere la difficoltà, che non riuscivate più a tenerlo, un segnale interno alla squadra? Gli ultimi 5 minuti, non avevamo più proprio zero, non riuscivamo magari a far girare bene la palla, poi la lucidità è venuta a mancare, giustamente dopo una partita comunque ad alti ritmi, le abbiamo tenute a un punteggio comunque basso per Genova, che ha 70 punti nelle mani, peccato, mi dispiace perché è un'occasione persa, 2 punti d'oro persi. Sarà per un'altra occasione, in bocca al lupo e grazie. Complimenti per la prestazione. Coach, l'abbiamo sentita anche durante i time out incitare le sue ragazze a una maggiore attenzione. Oggi abbiamo visto una bella intensità sia difensiva sia gioco di attacco, si sono visti progressi rispetto alle amichevoli precampionato, quindi in parte al di là del risultato penso che sia soddisfatto la prestazione delle ragazze. Sì, io devo dire che l'intensità che abbiamo messo in difesa nei primi 3/4 e nel primo tempo è stata incredibile. Cioè, forse le rotazioni alla fine ci hanno un po' stancato, non abbiamo fatto, però siamo stati punto a punto contro una squadra che dicono di vertice. Noi un altro obiettivo, per cui rispetto al GEAS un grande miglioramento. Adesso andiamo a Torino e cerchiamo di fare il prossimo passettino, poi le 4 partite dopo
è il momento di portare a casa qualche risultato. Il vostro campionato, le quattro partite dopo. Campionato. Abbiamo visto oggi una bellissima prestazione della Claudia Giunzioni, che è stata presente anche al di là dei risultati numerici, anche come intensità. Sì, lei aveva il compito di fermare Descalzi. Io non so quanti punti ha fatto Descalzi. Descalzi è una che l'anno scorso giocava, segnava 15 punti a partita. Quindi Giunzio è la nostra migliore forse in difesa e ha fatto. Poi in attacco ha due gambe spettacolose, a volte si mangia un canestro che non lo sa neanche lei, perché è solamente questione di ritornare alla Giunzione di 3 anni fa, quando mi ricordo che a Bolzano fece 25 in A2. Quindi Giunzioni molto brava, e voglio anche dire che secondo me Casartelli ha fatto una discreta partita per venire dalla 3 e compagnia, ma in generale tutte hanno giocato bene, anche quelle che hanno giocato poco, sono entrate e hanno dato il loro contributo, quindi io veramente oggi sono soddisfatto. Vincevamo, facevo le capriole. Allora lo prendiamo come un invito, la prossima sì, vittoria faccio, capriola. Faccio la capriola. Ok, grazie coach, alla prossima.